Buonasera al vostro sindaco Francesco De Rebotti. Buonasera. Che come è tradizione, l'ultima sera delle vie del cinema saluta la cittadinanza. Ma vorrei invitare subito anche la nostra ospite, la signora Emanuela Moschin, figlia di Gastone Moschin, vostra concittadina, perché la famiglia Moschin si è stabilita qui a Capitone da molti anni. La signora è un'attrice importante, figlia di attori, e tra poco ci aiuterà a ricordare un po' il suo grande papà. Prego, Francesco, a te la parola. Prego, signora, si accomodi. Ma a me la parola? Grazie. Di che? Fai come se fossi a casa tua. Colgo l'occasione per chiudere un po' questa rassegna, la 24esima edizione delle Vie del Cinema. Tra il pubblico ho visto anche il sindaco Gigi Annesi, che fu il sindaco che promosse questo, un applauso, questo progetto. Siamo così affezionati, la comunità narnese, ma in particolare Narniscalo. L'altro giorno con il regista, con Daniele Vicari, spiegavo che questa è una rassegna popolare. Ma chi viene a vedere il film? Viene tanta gente della nostra comunità, ma vengono anche dai dintorni, vengono appassionati di cinema. È un momento imperdibile, penso. Ormai è una tradizione che si rinnova e che l'anno prossimo festeggerà il 25esimo anno di questa esperienza. E stasera chiudiamo questa rassegna omaggiando un grande artista, Gastone Moschin, ma anche un nostro concittadino, perché Gastone ormai da tanti anni si era stabilito a Narni con la sua famiglia e era solito incontrarlo per le vie di Narni Scalo, soprattutto a comprare il giornale, a fare la spesa. Era diventato uno di noi, è rimasto uno di noi. E per questo, come dicevamo prima con Emanuela e con Camilla, che è sua nipote, Camilla e Marzia, che stasera non c'è, ci piacerebbe anche omaggiare Gastone di un altro piccolo dono che questa comunità vuole fare, perché quando nacquero le vie del cinema, nacquero con l'intenzione di titolare tanti spazi a diversi artisti, non a caso abbiamo Piazza Rossellini, Piazza Petri, Piazza De Sica. Ecco, penso che anche Gastone meriti questo omaggio da parte della sua città, e ci stiamo concentrando su un progetto che riguarda, lo capiranno i narnesi e i narniscalesi, la galleria di Narniscalo che collega via Duterte con via della Libertà, anche per lasciare un segno durante tutto l'anno delle vie del cinema, oltre che di Gastone. Quindi questo è quello che annuncio, come si fa in questi casi, d'accordo con Emanuela, perché ne avevamo già parlato anche in quella tragica giornata di settembre dell'anno scorso, perché è quasi un anno che Gastone ci ha lasciato, e vogliamo portare a compimento questo piccolo omaggio a lui, alla sua famiglia, a sua moglie che stasera non c'è e che salutiamo, a questo grande artista e a questo nostro concittadino. Quindi sono particolarmente contento di chiudere con questo straordinario artista e con questo straordinario film che è Amici Miei, rispetto al quale insomma tutti abbiamo una sorta di riconoscenza totale, perché è un film che ha divertito intere generazioni. Stop. Grazie Francesco, grazie sindaco. È un annuncio bellissimo ed è la prima notizia che vi diamo in anteprima sull'edizione del 2019. Altre ne seguiranno. Abbiamo delle idee, sono ancora da sviluppare, ma il 25ennale cercheremo di festeggiarlo in modo adeguato. Io vorrei raccontare un aneddoto brevissimo che ho raccontato prima a Francesco, forse Emanuela non era ancora arrivata. Nell'estate del 1975 l'Italia era l'unico paese al mondo dove in testa alle classifiche degli incassi cinematografici non c'era Lo Squalo di Steven Spielberg, perché c'era Amici Miei. Si narra, è un aneddoto che gira nel mondo del cinema, ma io spero che sia vero, ecco. Si narra che Steven Spielberg, leggendo i dati di incasso di tutto il mondo, a un certo punto disse: ma che è sto in Italia osa incassare più dello Squalo? Lo Squalo è stato uno degli incassi più clamorosi della storia del cinema mondiale. Nessuno gli sapeva rispondere a Hollywood, e pare che Spielberg chiese di procurarsi una copia e di vedere il film, con qualcuno, un assistente,
che glielo traduceva lì all'impronta, lì per lì, e pare che alla fine della proiezione Spielberg fosse ancora più perplesso di prima, cioè non avesse proprio capito per quale cavolo di motivo io avrei voluto essere presente mentre questo povero assistente tentava di tradurre a Spielberg la supercazzola brematurata con lo scappellamento a destra come fosse Antani. Ve l'immaginate tradotto in inglese a uno come Spielberg, che poi anche dal cinema che fanno non credo che il senso dell'umorismo sia la principale delle sue virtù. Questo per dire cos'è stato, amici miei, 43 anni fa. E adesso vorrei che Emanuela mi raccontasse, vi raccontasse quando l'ha visto lei. Si è divertita a vedere papà insieme a quegli altri quattro sciagurati che faceva queste cose assurde? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. E sono un pochino emozionata perché tutto quello che riguarda papà ancora stiamo lì così. E mi fa molto piacere vedervi così numerosi e ringrazio moltissimo il pensiero che avete avuto per ricordare papà questa sera. Primo, sì, certo, mi è piaciuto molto, ma io ero abbastanza piccola, quindi sì, mi sono divertita. Sì, quando è uscito ero una bambina. Sì, però queste cose qui, questo genere di battute, di cose, si capisce, è un film più da grandi, non è un film per ragazzini. Quindi l'ho apprezzato di più in età adulta. È uno dei migliori film, dei miei preferiti film di papà, oltre abbiamo detto Il Padrino, abbiamo detto La Visita, Milano Calibro 9, che fu appunto per quel film che Coppola chiamò papà per fare Il Padrino. Io non so cosa dirvi, vi posso raccontare solo un aneddoto che magari non lo sanno, riguarda proprio questo film di stasera. Scena della stazione degli schiaffi. Salgono le comparse sul treno e Monicelli: affacciatevi bene perché sennò la macchina non vi riprende, non vi si vede in faccia, quindi affacciatevi bene quando parte il treno. Parte il treno e gli attori, lo sapeva solamente quello sul treno, quello che faceva il figlio di Noiré, perché aveva la battuta. Comincia ad andare il treno, tutti quanti saltano, boom, boom, cominciano tutti gli schiaffi, questi rimangono così. Va via il treno, torna, perché ovviamente doveva ritornare. Scendono le comparse dal treno e volevano menare Monicelli. Quindi tutti gli attori e tutti i tecnici, tutti a fare cordone intorno a Monicelli. Monicelli spiegò, disse: ma se io ve l'avessi detto, voi non mi sareste mai sporti fuori, perché sapendolo l'istinto sarebbe stato quello di tornare indietro. Calmate gli animi, ok, si rigira, la rifacciamo. Non venne più la scena perché tutti se l'aspettavano e quindi tornavano indietro. Quindi montarono la prima girata dove le comparse non sapevano niente. Quella è andata nel film. Ma pare che diversi degli scherzi furono organizzati in maniera abbastanza estemporanea. Lei ci raccontava, sì, in realtà anche la cosa della Torre di Pisa. Sì, a me questa però degli schiaffi mi fa morire. No, questa degli schiaffi poi è una delle scene più famose. Sì. Io devo essere sincero, non mi ricordo se la Torre di Pisa è nel primo, nel secondo o nel terzo. Credo nel secondo. Perché però poi il film ebbe due seguiti. Sì, non mi ricordo più, adesso faccio anche una figuraccia, ma non. La facciamo tutti insieme. C'ho un'età e non mi ricordo. Qualcuno più. Ricorda in quale è la Torre di Pisa? Il secondo, mi pare. Secondo, state attenti. Signore in platea dice bravo, signore e signori. Giustamente, altro film restaurato già mandato qua. Sempre il germe. Non era assolutamente così prevista la scena alla Torre di Pisa. Doveva essere tutta un'altra cosa. Ma mentre erano tutti lì, arrivò questo pullman di giapponesi. E a Monicelli, che era geniale, venne in mente di fare questa cosa. Quindi disse: venite tutti qui, tirate questa corda. E loro, poverini, fecero tutto quello che disse Monicelli. E anche quella era una cosa estemporanea. E andò nel film così com'era.
Monicelli diresse i primi due film, poi il terzo fu diretto da Nanni Loi. Monicelli non amava i seguiti, tra l'altro, però questo lo fece perché il primo film era andato, il primo, sì, film era stato un tale successo che però il secondo e il terzo non hanno pareggiato il primo, perché no, il primo no, è più bello, no, di no, tutti. Il primo era... è come lo squalo, lo squalo 1, sì, è più bello di altri. Poi siamo, credo siamo arrivati allo squalo 47, sì, ma non sono più belli come quelli. In precedenza Monicelli aveva fatto il seguito dell'Armata Brancaleone, Brancaleone alle crociate, appunto, ma di solito insomma non gli piaceva tanto. Ricordiamo che il film fu diretto appunto da Mario Monicelli, ma nasceva da un'idea di Pietro Germi. Sì, avrebbe, sì, dovuto dirigerlo, sì, Pietro Germi, che è il regista di Signore e Signori, sì, sì, ma Germi ormai era ammalato e fu lui a chiedere a Monicelli, che, sì, era un suo amico, di subentrare, sì, perché credo che Germi, genovese, però evidentemente incline a questa tematica, ritenesse che lo spiritaccio toscano, sì, di Monicelli fosse adatto a fare, in effetti, fare questo film. E lo fu. Credo che Germi fosse un altro regista con cui suo papà aveva una bella intesa, perché molto, infatti, un film come Signore e Signori è, sì, importante. Sì, molto importante. Poi girato in Veneto, lui, il papà Veneto, fu uno dei primissimi successi al cinema di papà, e a Treviso lì ancora se lo ricordano, e fu veramente un grosso successo. Papà amava Germi e quel film è molto particolare anche, che devo dire. Ci diceva prima che suo papà però in casa non parlava dei film che faceva. No, papà una volta fatti, via, quando davano, vedeva la televisione che c'era un suo film, girava canale. Per carità non mi voglio rivedere, per carità non mi voglio rivedere. Vedeva lo squalo poi. Ma invece, ovviamente, come tutti gli attori di razza, come anche lei, signora, suo padre amava più il teatro del cinema. Sì, assolutamente. Sì. Invece a teatro vi portava, beh, poi lui e sua mamma hanno cominciato lavorando insieme. Sì. Insomma, quello è stato il lavoro di famiglia, per così dire, quello il teatro. È stato il lavoro di famiglia, sì, praticamente. Sì. Io sono cresciuta nei camerini, praticamente, e anche sul set, però meno, perché tante volte i set erano lontano, quindi io non avevo la scuola, non potevo. Invece tutte le prove in teatro, io ho respirato l'aria del palcoscenico fin da piccola, sempre stato così, quindi mi è venuto naturale. Io ho fatto 21 anni di teatro, poi sono nate le mie figlie e ho mollato lì tutto, e a papà gli era rimasto qua. È stato assolutamente spontaneo fare questo lavoro, sì, per lei? O mamma e papà hanno tentato di farle cambiare idea? No, non hanno né pro né contro. Mi hanno detto: fai il provino, entra all'accademia, se ti prendono bene, altrimenti niente. Ok, però il provino me lo preparò papà. E quindi un piccolo vantaggio, eh? Sembravo già brava, non era vero, ma era talmente imboccata che mi presero. Senta, che tipo di attore era suo padre? Cioè, era un grande attore, quello lo sappiamo tutti. Era un raro attore italiano in quella generazione che era perfetto sia nel comico che nel drammatico. Era un attore che studiava molto, era un attore che andava molto di tecnica. Di tecnica, sì. No, una cosa volevo dire, che prima di entrare in accademia, papà fece l'accademia, dove mi disse a me: se ti prendono bene, se no niente. Lui provò ad andare al centro sperimentale per fare il cinema. E al centro sperimentale dissero: ma lei con quella faccia lì il cinema non lo farà mai. Papà ha fatto più di 100 film. Trovò una commissione astuta. Astutissimi proprio, delle volpi. E sì, papà studiava moltissimo, si preparava molto prima. Ovviamente in teatro lo sapevamo prima, in teatro si provava a settembre e noi già a giugno, quando a maggio finiva la tournée precedente, sapevamo già cosa fare l'anno prossimo e già si cominciava a studiare tutto, ma persino i movimenti, non solo le battute come dovevano essere dette, tutto quanto. Era uno molto molto metodico. Infatti in cinema si arrabbiava parecchio, perché tante volte in cinema danno le scene, no? Domani si gira la 7, la 9, la 11.
e quindi lui imparava quelle come erano scritte, ma in cinema purtroppo arrivi lì al trucco e ti dicono questa è la scena nuova. Mio padre, dopo che l'aveva studiata per 15 giorni, e lui si rifiutava, no, io ormai l'ho fatta così, non mi cambiate niente, perché lui voleva, cioè c'erano delle motivazioni per cui lui faceva quelle cose, quindi una cosa così improvvisata non era certo per lui. No. Adesso lei che fa, signora? Le manca il teatro? Non lo so. Dunque, un po' sì, però il teatro adesso, io ho fatto 21 anni di teatro, ma noi partivamo a ottobre, settembre si provava, come ho detto prima, un mese di prove, facciamo da ottobre fino a maggio, compreso maggio, e quindi lavoravi tutto l'anno praticamente. Adesso il teatro non è più così, non ci sono più le tournée lunghe, adesso fai due piazze lì, stai fermo due mesi, tre giorni là, stai fermo un mese, una settimana lì e non ci si campa. Quindi mi piacerebbe fare uno spettacolo, ma non andare in tournée. Quello. E le sue figlie seguono il... No, no. Per ora no. Per poi carità. Vediamo. Per ora no, poi vediamo, ma è un altro tempo questo, non consiglierei di fare il teatro in questo momento proprio per i motivi che ho detto prima, consiglierei, visto che il cinema adesso è cambiato, è diverso dagli anni 80, come dicevamo prima, quello non era un cinema che adatto a me, non mi piaceva e non era neanche interessante per il lavoro. Adesso c'è un altro tipo di film e se proprio dovessero voler cominciare consiglierei di... tanto di studiare prima di tutto, però non so dove, perché la scuola l'abbiamo chiusa, devono andare a studiare a Roma. E il cinema, sì, con un bravo regista adesso forse ne varrebbe la pena. Il vero teatro di oggi dal punto di vista di quella continuità di lavoro sono le serie TV. Se uno entra in una serie TV importante lavora per mesi e mesi. Sì, ma non è la stessa, con loro parlano, mica recitano. Beh, in alcune serie di qualità. Ma sì, ma non fanno un personaggio, fanno una persona. È come se io andassi lì e facessi Emanuela, non studio un personaggio, come deve camminare, come deve parlare, perché dice quella cosa, perché la dice in quel modo. Quello lo studio il personaggio. Non per denigrare quel lavoro, ma non sono personaggi, fanno le persone, non i personaggi. Quindi sì, è un po' un lavoro come stare in ufficio. Le dici come le diresti nella vita, ma non c'è niente da studiare di più machiavellico. Chiarissimo. Bene, signora, grazie mille. Racconti solo l'ultimissima cosa. Racconti in un minuto ai suoi concittadini che sono qua a omaggiare suo padre come siete finiti a Narni, la vostra famiglia. O meglio a Capitone, che è qua vicino. È una cosa tra tutti i posti che potevate scegliere, visto che nessuno di voi è umbro, lei è nata a Roma, sua mamma è milanese, mia mamma è milanese, io sono nata a Roma, le mie figlie però sono nate qui, perché praticamente quando avevo sei anni, si voleva via una casa in campagna, vicino a Roma, perché comunque papà doveva stare a Roma. E quindi si scelse l'Umbria, vennero qui e scelsero quella casa lì. E fu sempre la casa delle vacanze praticamente, fino a quando abbiamo deciso di venire ad abitare qui, perché stufi del caos di Roma, trasferiamoci tutti in campagna. Ecco, finita qua la storia. Cosa che farei anch'io. Bene, ecco, è per questo che Emanuela Moschin è una vostra concittadina ed è per questo che, oltre che per il piacere di rivederlo, che stasera ci facciamo un sacco di risate con amici miei. Grazie. Buona visione e al 2019. E godetevi il film. Godetevi il film. Grazie a tutti. Grazie signora. Grazie Francesco. Grazie a tutti.